Sempre Anagraf in prima posizione con Guy Nylands in seconda. Tre della Panasonic Rally, la formazione di Van der Arden e di Eddie Plankaert. Dicevo, un corridore come Cerrone deve avere sempre qualcuno vicino nei momenti decisivi. Ecco, qui si inizia il poggio, i corridori hanno deviato a destra e comincia la salita del poggio. Cerrone, come Moser, come tutti i grandi campioni, devono avere qualcuno nel momento decisivo che gli possa essere da vicino. In questo caso è Bombini per Cerrone. Questo è un cosa che veniva anche ai tempi di Van Looy, di Merckx, di Gimondi, di Coppi, quindi ha fatto bene Cerrone a prendere Bombini. Vediamo anche Visentini nelle prime posizioni, sempre nella scia del campione d'Italia Argentin. Anagraf, ormai 100 metri di vantaggio per Silseth con Anagraf, l'olandese Anagraf, un gregario utilissimo, un gregario che comunque nel suo albo d'oro ha una classica come la corsa delle due capitali, la Parigi Bruxelles. Anagraf, poi tre uomini di Plankaert in testa al gruppo. Marc Madiot in testa al gruppo, riconoscibile dalla banda tricolore di campione francese di ciclocross. Moser, qualche difficoltà sul podio, ma ripreso Silseth da Marc Madiot, che ricordiamo, eccolo qua, Marc Madiot, il terzo uomo della Renault, grande promessa del ciclismo francese. Cyril Guimard giura su di lui, sono tre uomini i leader della formazione della Renault dopo la fuga di Bernard Hinault. Marc Madiot, campione di Francia di ciclocross, poi Greg LeMond, che non fa parte del gruppo di testa, ed ecco con il 211 vediamo Ittinger, Marc Madiot, Fignon e Greg LeMond. Ed ecco che ancora un gregario della Europe Decord si porta su Marc Madiot. Bitinger. E in terza posizione Govaerts. Marc Madiot in gran forma la Tirreno Adriatico, all'ultima tappa, quella cronometro Marc Madiot, ed ecco con il 117 vedete Stephen Roche, l'irlandese Stephen Roche, leader della Redoute. Roche e Anderson hanno abbandonato la Peugeot, sono passati alla Redoute. Stephen Roche si è piazzato secondo alla Parigi-Nizza, vinta dal connazionale Sean Kelly. Madiot alla Tirreno Adriatico ha dato vita a un curioso episodio. Gli si era fermato l'orologio, ha perso 10 minuti in un bar ed è partito con 10 minuti di ritardo nella tappa a cronometro. È stato quindi classificato ultimo in classifica generale della Tirreno Adriatico, dove comunque ha vinto una tappa. Marc Madiot, campione francese di ciclocross, che ha vinto in Italia al Giro della Sardegna nell'ultima tappa dell'anno scorso a Sassari la sua prima corsa da professionista. È un corridore molto simpatico, un corridore molto seguito in Francia. Ricordiamo una prima pagina del Miroir des Sports in cui Madiot diceva: per fare questo mestiere, per fare il corridore ciclista, occorrono due doti fondamentali, la follia e la megalomania. Marc Madiot in seconda posizione, Ittinger, Govaert, Stephen Roche, due francesi, un belga, un irlandese in fuga, mentre stiamo affrontando lo strappo del poggio dopo 288 km di corsa, quando ne mancano 5.300 alla conclusione. Roche, Madiot, Ittinger, Govaerts nell'ordine, ma è sempre Madiot in testa, Marc Madiot, Ittinger, Govaerts, Stephen Roche. Ecco Stephen Roche che si porta in prima posizione, irlandese, secondo alla Parigi-Nizza.
prima posizione Echimi. Madio. Itinge. Rush. Stanno per essere ripresi con Caroli in testa al gruppo. Moser. Siamo nel tratto conclusivo, nel tratto più difficile della salita del Poggio. Roche e Madiot. Indubbiamente i due atleti più dotati di classe nel gruppetto dei battistrada. Eccola Moser. Roche e Madiot. Siamo ormai al termine della salita del Poggio di Sanremo, quota 162, 288 km percorsi, ne mancano 5.300 alla conclusione ed ecco l'irlandese Stephen Roche in prima posizione con il numero 117, in seconda posizione Marc Madiot. Millar, lo scozzese Millar, scatta lo scozzese Millar, vincitore di una tappa in montagna sulle Alpi l'anno scorso al Tour de France, un irlandese, un francese e all'inseguimento dei due uno scozzese, Millar. Stephen Roche in prima posizione, per quanti si fossero messi in ascolto in visione in questo momento. Milano-Sanremo in vetta al Poggio, mancano 5 km alla conclusione, conclusa la salita, si affronta la discesa con un irlandese, Stephen Roche in prima posizione, un francese, Marc Madiot in seconda posizione e quindi uno scozzese, Millar in terza posizione. Una discesa pericolosissima. Sì, una discesa difficilissima anche perché siamo 2-3 km d'arrivo, quindi si gioca un po' il tutto per tutto. Mi sembra ci sia anche Moser nei primi e quindi potrebbe essere la sua carta quella di giocare il tutto in questa discesa. Diciamo che è più pericolosa degli altri perché ci sono delle macchie ancora bagnate. Moser in quarta posizione. Moser, come ha detto Gimondi, pensavo anch'io raggiungesse i primi. Adorni, abbiamo sentito, ha scommesso una bottiglia di champagne sulla vittoria di Moser. Sì, ho scommesso perché l'ho visto talmente bene, anche se era un po' attardato, però ho pensato che in discesa riuscisse a rientrare. E certo non si vede la coda come sono messe le altre posizioni, però se arrivano questi 6 o 7 davanti come sono sfilati Moser più veloce, invece il gruppo Sierra no si li hanno ripresi, paga volentieri lo champagne però insomma illudersi non è mai male. Ecco la Rosola, siamo a 4 chilometri dalla conclusione. Argentin, Caroli ripresi. Moser attacca ancora, si volta, Moser attacca, Chinetti forse nella scia di Moser, eccezionale Chinetti, oltre bravo Moser naturalmente, ma in queste condizioni ancora più grande la prestazione di questo Chinetti 32enne che da gregario si trasforma nel suo primo anno di libertà in un grosso personaggio. Chinetti è sempre stato un corridore di fine stagione. Speriamo vincitore della Plancia. È sempre andato forte a Lombardia, quest'anno anticipato. Attenzione, Moser. Caroli, Argentini. Vediamo Chinetti in seconda posizione e un uomo, Van der Arden mi sembra si sia lanciato all'inseguimento. Vediamo Moser. Moser, quante... Che percentuale date a Moser in questo finale? Gimondi.
difficile dare percentuale, comunque ammiriamo quello che ha fatto Francesco, ha preparato la Sanremo a modo suo e direi lui Sanremo c'è stato e quindi a questo punto meriterebbe anche di vincerla. C'è Adorni che sta gridando è fatta non per lo champagne, perché anche se non è per lo champagne, però secondo me ha vinto perché ormai ha già un vantaggio in cui Moser difficilmente lo si prende, ormai siamo qui all'ultimo chilometro e mezzo d'arrivo, due, è già finita la discesa del Poggio, quindi siamo alle porte di Sanremo e siamo tutti un po' eccitati forse da questa di Moser, perché penso che non solo faccia bene al ciclismo italiano, ma soprattutto ha dimostrato di aver fatto qualcosa, come ha detto prima Gimondi, di diverso da tutte le altre volte, le preparazioni diverse. È partito al punto giusto, al momento giusto, in una discesa resa ancora più pericolosa dalla pioggia. Ma io penso che ormai Moser ce la faccia, perché è un passista formidabile, si arriva giù con 100 metri, prima adesso ormai è via Aurelia, penso che ce la faccia. Siamo ormai sull'Aurelia. Tutti qui gridano ce l'ha fatta, ce la fa. Ma noi gridiamo ce l'ha fatta perché ha un vantaggio abbastanza rilevante e quindi ci speriamo. 150 metri il vantaggio di Moser. È ancora lunga, ma anche ecco lo striscio dell'ultimo chilometro là in fondo, quindi c'è ancora da fare, il gruppo potrebbe reagire, però conoscendo Moser, la sua, ecco l'ultimo chilometro, la reazione non dovrebbe esserci più da parte del gruppo, dovrebbe essere già fatta questa. Quindi dicevo prima, Moser ha sconvolto un po' tutto il sistema del ciclismo, della preparazione. Si aumenta il vantaggio di Moser. Si è preparato per conto suo a casa, non facendo il Tirreno Adriatico, cosa che è andato contro tutti l'hanno criticato, e Moser lo troviamo là davanti. Non bisogna dimenticare che dal Capo Berti in avanti non ha mai mollato la quarta alla quinta posizione. Cioè Moser veramente non solo la vita, ecco, sarà in testa il gruppo. Ma comunque non dovrebbe esserci più problemi per Moser. Siete d'accordo, Gimo? Ma sicuramente il gioco ormai è a favore di Moser, è impossibile prenderlo secondo me. Dobbiamo ancora una volta ammirare la costanza e la volontà di questo grande atleta che penso abbia meritato di inserire nel suo albo d'oro una Sanremo. Siamo all'ultimo chilometro con Moser. In testa 200 metri di vantaggio per Francesco Moser. Diciamo che forse una Sanremo così eccitante in finale erano anni che non si vedeva, anche perché non si credeva nelle forze forse di Moser e nella forza di Saronni. Invece li abbiamo trovati tutti e due nel finale, Moser qua in fuga e Saronni l'ultimo quadro in testa al gruppo. Quindi diciamo che avevano ragione i giornalisti quando parlavano degli assenti anziché dei presenti. Sì, sicuramente hanno avuto un po' meno ragione quando continuava a parlare solo dei stranieri dicendo che noi italiani eravamo piani. Eccoli qua! Fisse, Francesco Moser in bocca solitario, via Roma, può rialzarsi. E dopo il record dell'ora, da 6 giorni, Francesco Moser vince alla grande la via Rosarino. Trionfale arrivo per Francesco Moser. Sulla destra, gomitate, e Kelly che vince lo sprint per il secondo posto, poi Van der Arden e Rosolo, poi ecco Baron Kelly, Panizza, Bombini nel primo.